Questo programma è offerto da Coop Sicurezza Castrovillari, Bonafine Automobili Castrovillari, Capani La Gelateria Castrovillari e Rossano, Alter Discount Castrovillari, Aci Viscardi Castrovillari. Signore e signori, buonasera dal Palafilppo. L'Apollino Basket questa sera al confronto con il Cosenza, le due capoliste del girone B della Serie D regionale di basket. L'Apollino Basket viene dalla vittoria a tavolino per il ritiro del Dodaro Cosenza, mentre il Cosenza ha battuto la settimana scorsa i ragazzi del Guerdan Fruit Praia. 12 punti Pollino, 12 punti Cosenza. Molto probabilmente chi vince stasera si assicurerà il primo posto nel girone. Il quintetto del Cosenza, col numero 7 Marco Pate, col numero 22 Manu Gallo, col numero 8 Piro, col numero 10 Ginefra e il numero 23 Perrone. L'Apollino col numero 10 Filppo, col numero 11 Musmanno, col numero 3 Grisolia, col numero 6 Aloisio e il numero 15 Leonardi. Agli ordini il signor Loccisano di Cosenza e Matteo Milito di Crotone. Coach per l'Apollino Basket Massimo De Tommaso. Il Cosenza è senza coach e come accompagnatore c'è solo il signor Nicola Pate. Palla 2, prima palla per il Cosenza. Ginefra, Pate. Pate verso Piro, Piro rimette verso Pate. Pate verso Gallo, Gallo che va a realizzare i primi due punti. Chiama lo schema, prova l'entrata, arresto e tiro non va, rimbalzo di Piro, Ginefra, Gallo, Gallo verso Ginefra, abbassa i ritmi il Cosenza, fa girare la palla, c'è il recupero di Paolo Leonardi, Musmanno verso Filppo, Filppo a portare palla, ritmi molto brandi in questo inizio di partita, Aloisio prova l'entrata, scarica verso Musmanno, Musmanno verso Filppo, gira la palla verso Leonardi dalla media, non va. Gallo al recupero. C'è Musmanno che gli recupera la palla. Filppo. Aloisio non va. Piro. Piro verso Ginefra. Ginefra che lancia il contropiede verso la transizione, verso Perrone, Perrone verso Ginefra. Ginefra ha cambia lato per Matteo e Gallo, Manu Gallo, giocatore ricordiamo che ha militato in passato in altre categorie, mette la bomba Gallo, 5-0 di parziale. All'andata ci fu la sorpresa con il Pollino che uscì vincitore nei confronti del Cosenza, ma mancavano Gallo e Ginefra, non riusciamo a fare canestro. Ginefra porta la transizione, Gallo attacca, non va, c'è il recupero di Grisolia, Grisolia prova a portare la transizione, attacca e va a realizzare. Primo canestro dell'Apollino. Ginefra, Pate, Perrone, Perrone verso Gallo, Gallo arresta il tiro e realizza. C'è il primo time out della partita, a risentirci dopo la pubblicità. Rimessa in zona difensiva da parte dell'Apollino. Filppo
chiama lo schema verso Leonardi, Leonardi verso Aloisio, Aloisio per Grisolia, prova ad attaccare Grisolia la zona difensiva del Cosenza. Filippo perde la palla, riparte in transizione veloce Marco Pato che scarica verso Piro, Piro che realizza, ancora Filippo, sembrano un po' freddi i ragazzi del Pollino. Grisolia, Grisolia verso Aloisio che prova l'entrata ma sbaglia da sotto, Ginefra, Manu Gallo, arresto, lancio verso Marco Pato intercettato da Grisolia. Leonardi ad attaccare, subisce il fallo del numero 8 Piro, primo fallo dell'incontro e Leonardi sulla lunetta a tirare. Ricordiamo che il Cosenza, i giocatori del Cosenza hanno militato in categorie superiori, Marco Pate, Manu Gallo, Ginefra, tutta gente che ha giocato almeno in C1 negli anni passati, stanno provando a rilanciare il basket cosentino. 2 su 2 di Grisolia in lunetta. Perrone, fanno girare velocemente la palla quelli del Cosenza, Ginefra a chiamare lo schema verso Gallo che è libero di mettere, non va, Grisolia rimbalzo difensivo, bisogna aumentare i ritmi, Leonardi verso Filippo, Leonardi, Filippo, Aloisio che sbaglia un tiro, recupero di Manu Gallo, Pate verso Gallo, la Pollino difende con una zona 2-3 che viene bucata dai passaggi di Pate verso Manu Gallo che va a canestro. Filippo verso Grisolia, Grisolia prova l'entrata, supera in velocità, Pate viene contratto da Piro che commette il suo secondo fallo. Grisolia andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. C'è il primo cambio dell'incontro nella fila dell'Apollino, entra Benvenuti al posto di Musmanno ed entra anche Cuntari, anche lui una vecchia conoscenza del basket cosentino. Grisolia in lunetta. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo, Cuntari a rimbalzo, ma c'è Leonardi che gli strappa la palla ma non riesce a effettuare il passaggio. Gallo in contropiede, viene fermato da Grisolia. Grisolia verso Filippo. Filippo verso Leonardi. Leonardi sbaglia una facile occasione, ma c'è il rimbalzo difensivo di Benvenuto. Ma nel frattempo Manu Gallo è già in doppia cifra, 11 punti dei 13 realizzati al Cosenza sono suoi. Il taglio di Leonardi, ma c'è lo sfondo del numero 3, primo fallo, Grisolia. Rimessa sempre verso Gallo. Gallo verso Perrone. Ginefra, Pate. Difende a zona l'Apollino, ma è una zona molto aperta. Perrone da 3. Perrone che in gioventù ha calcato i nostri parquet, è cresciuto praticamente nella nostra società. Sbaglia Leonardi dalla media. Perrone. Verso Pate, verso Ginefra. Il Cosenza fa girare molto bene la palla e trovano sempre l'uomo libero. Pate verso Gallo. Gallo arresto e tiro, subisce il fallo dal numero 15 Leonardi.
andrà in lunetta, vero mattatore dell'incontro fino a questo momento, Manu Gallo. È entrato anche Andrea Loprete nelle file del Alessandro Loprete nelle file dell'Apollino. Manu Gallo realizza. Realizza anche il secondo. Filippo. L'Isolia prova ad attaccare il Cosenza che difende misto uomo-zona, la prima linea uomo, la seconda linea zona. Va Leonardi a realizzare due punti. Ginefra, Pate. C'è l'uscita, da calpesta la linea di fondo, Ginefra, palla persa, la riconquista la Pollina. Benvenuto. Benvenuto verso Filippo. Benvenuto. Filippo verso Loprete, osserva il piazzamento dei compagni, prova l'entrata, scarica verso Benvenuto. Arresto e tiro e realizza Fabrizio Benvenuto. 4:20 dalla fine, 18 Cosenza, 12 Pollino. Gallo. Lorenzi, Perrone ancora da tre. E alla mano calda Perrone. Perrone, due tiri da tre su due. Leonardi. Perde la palla, recupera Perrone. Perrone verso Marco Pate, verso Ginefra che prova ad attaccare il canestro, scarica verso Manu Gallo che viene fermato da Leonardi. Filippo prova a spingere la transizione verso Leonardi che è in entrata e va a realizzare due facili punti. Prova ad alzare l'intensità difensiva alla Pollino, Pate. Fino a questo momento il Cosenza fa girare molto bene la palla. Perrone l'altra volta da tre, non va questa volta. Pundari, palla alla Pollino. Hanno varie soluzioni in attacco i giocatori del Cosenza. Filippo. Filippo verso Loprete che prova la bomba, non va. Rimbalzo di Pate che appoggia verso Manu Gallo. Manu Gallo verso Perrone che prova l'entrata, subisce il fallo di Filippo. Due tiri per Perrone. Filippo il suo primo fallo. Perrone in lunetta per il tiro libero sul fallo subito da parte di Franceschino Filippo. Sembrano un po' contratti i ragazzi del Castro Villari, dell'Apollino Basket. Realizza il primo Perrone. Perrone nel secondo tiro, realizza anche il secondo. Grisolia prova a penetrare ma si chiude. Benvenuto, no, prova un assist che non riesce. Ginefra intercetta e porta la transizione, la palla verso Perrone. Perrone verso Grisolia in entrata, non va. Filippo verso Loprete, Loprete da sotto canestro, scarica fuori un'altra volta per Filippo, si è chiusa la zona difensiva del Cosenza. Ginefra, abbiamo difficoltà a penetrare all'interno dell'area cosentina. Marco Pate verso Manu Gallo, un facile appoggio verso Cundari che va a realizzare. I tagli difensivi non sono
consoni alla situazione. Loprete prova l'entrata, non va. Pate verso Ginefra. Cundari verso Gallo. Gallo osserva il paziente dei compagni. Pate che attacca Grisolia, scarica un'altra volta verso Manu Gallo, che da Ginefra nell'angolo c'è una protesta della panchina del Cosenza, per l'esattezza di Lorenzi. Ci sono due cambi nel Pollino, entrano Campilongo e Marrone, escono Benvenuti e Loprete. Prova il coach di Tommaso prova con i cambi a cercare di mettere in partita tutti i suoi giocatori. Meno 11 a 1 minuto e 19 dalla fine. C'è il taglio di Campilongo verso Leonardi verso a destra, tiro, si gira e realizza dalla media un bellissimo canestro. Ginefra verso Pate, che rimette Manu Gallo. Ginefra ancora, Marco Pate verso Lorenzi verso Cundari si appoggia al tabellone e va a realizzare. Hanno fino a questo momento una buona circolazione di palla, assist di Filippo per Campilongo che realizza. Cosenza ha un'ottima circolazione di palla fino a questo momento. Giocano, sembra a ritmi blandi, ma la palla cammina velocemente. Marco Pate che attacca la zona, Lorenzi verso Ginefra che viene fermato in fallo da Campilongo. Dopo che è stato superato Campilongo, prova a intercettare la palla da dietro commettendo fallo. Rimessa in zona d'attacco da parte del Cosenza. Marco Pate alla rimessa. Ricorda che si affrontano le due capoliste del girone B della Serie D regionale calabrese. Ginefra prova il tiro da tre, non va. Rimbalzo di Campilongo verso Filippo. Filippo arresta il tiro, non va. Si chiude il primo quarto con il punteggio di 18 per l'Apollino, 27 per il Cosenza. A risentirci. Secondo quarto che vede il punteggio 27 per il Cosenza, 18 per l'Apollino. Alla rimessa Grisolia per l'Apollino. Filippo, uno chiama lo schema, Filippo verso, osserva il movimento di Campilongo verso Grisolia, Filippo, c'è il tiro, non va. Rimbalzo di Marco Pate verso Ginefra verso Lorenzi. Una squadra fatta di giocatori veramente esperti, forse sul piano del movimento non sono molto veloci, ma Manu Gallo arresta il tiro da tre, non va, ma fanno girare veramente bene la palla. Filippo, bisognerebbe aumentare i ritmi per poter provare a pensare di ribaltare il punteggio. Il giro in palleggio di Leonardi, bellissimo giro, ma non va. Rimbalzo difensivo di Cundari a portare la transizione. Cercano Lorenzi anche lui ex Club Basket Cosenza. Marco Pate, intercetto di Marrone, ma dopo perde la palla. Cundari di nuovo, Marrone su Ginefra a uomo, mentre gli altri a zona. Filippo verso Grisolia che va verso Marrone di nuovo, fuori per Filippo da tre, non va. C'è il rimbalzo di Grisolia che viene stoppato dal numero 5 Lorenzi e Cundari che protesta. Cundari, primo fallo, e Grisolia in lunetta.
Bisognerebbe aumentare il... C'è un... Manu Gallo che va verso il giocatore di Serie A a dirgli qualcosa. Molto probabilmente si parlava di gomiti e non gomiti. Grisolino, lunetta, realizza. Grisolia realizza anche il secondo. Ginefra verso Lorenzi. Lorenzi verso Manu Gallo. Manu Gallo fronteggiato da Grisolia, lo fa avvicinare al canestro. Campilongo che sembra aver dato solidità alla difesa, ha preso qualche rimbalzo difensivo. Campilongo in entrata, bellissima entrata, e va a realizzare. È frutto della giocata difensiva questo bel canestro di Campilongo. Adesso c'è polemica, c'è un time out da parte del Cosentia. C'è stato un piccolo battibecco fra Lorenzi e Firpo. A risentirci. Si rientra sul terreno di gioco, rimessa in zona difensiva da parte del Cosenza. Manu Gallo per la rimessa, fronteggiato da Leonardi. Ginefra che viene, supera Alessandro Marrone, va in penetrazione, viene fermato da Campilongo. Grisolia prova ad accelerare i ritmi, la pollino a canestro, a Campilongo in entrata. Marco Pate affrontaggiato da Grisolia, supera e fa, realizza un bellissimo canestro, il suo primo canestro. Filippo fronteggiato da Ginefra verso Leonardi, c'è il taglio di il blocco di Marrone per Grisolia in entrata, va, fallo sul palleggio, chiama l'arbitro a Kunderi. Secondo fallo di Kunderi, Grisolia rimessa laterale, non c'è né il canestro realizzato né i tiri liberi, ma rimessa dal fondo. L'arbitro ha indicato chiaramente di aver fischiato sul palleggio e non sul tiro. Filippo verso Campilongo da tre non va, corto. Usa i gomiti Lorenzi in difesa ma conquista la palla. Kunderi si appoggia, prova a penetrare, lo ferma Campilongo con un fallo, ed è il suo primo fallo. Il ritorno sul parquet di Aloisio a prendersi cura di Ginefra, esce Marrone. Lorenzi verso Marco Pate in entrata, perde la palla e tira, no, Marco Pate che prova a scalciare Leonardi, no, queste cose non si fanno. Leonardi, esce Lorenzi, beccato dalla tribuna. Lorenzi ha un atteggiamento poco consono a un atleta. Filippo Campilongo prova l'entrata, Riccio, sfida da realizzare, sfida tutta la difesa Campilongo e
Sembra strano per come sta andando la partita, ma l'Apollino si porta solo a meno 3. Marco Pate, Ginefra, Ginefra fronteggiato dalla Soliso, ha aumentato l'intensità, c'è un contatto, rimane a terra Paolo Leonardi. Non abbiamo visto bene che tipo di contatto ci sia stato, c'è il secondo fallo di... Non abbiamo visto, c'è il medico che deve intervenire. Mi dicono dalla tribuna che c'è stato un contatto fortuito, è rimasto a terra Leonardi. Leonardi si rialza, molto probabilmente un dito nell'occhio, molto probabilmente doloroso, ma che passa. C'è il cambio, Leonardi è costretto al cambio e rientra, benvenuto. Benvenuto. Leonardi che va negli spogliatoi molto probabilmente per problema con le lentine. Manu Gallo verso Ginefra. Ha aumentato, ripeto, l'intensità difensiva all'Apollino. Prova a far giocare di più il Cosenza, ma Ginefra è un giocatore esperto. E come gli si lascia un metro di spazio, va a realizzare il suo primo canestro dell'incontro, che è un canestro pesante. Aloisio, che ancora non è entrato in partita, prova a mettersi in partita verso Benvenuto, che va a realizzare. Marco Pate, Perrone, bisogna, a mio modo di vedere, aumentare l'intensità difensiva, provare ad essere più aggressivi. Ginefra da tre, non va, Filippo al rimbalzo, Benvenuto in transizione di sinistro e va a appoggiare e va a realizzare. Ginefra, c'è un rimbalzo difensivo da parte dell'Apollino, c'è il canestro di Grisolia che a 4:47 del secondo quarto porta in parità l'Apollino e mette in partita anche la tribuna del Palafilpo. Filippo verso Aloisio verso Grisolia che viene fronteggiato da Kunderi. C'è il blocco di Benvenuto e Grisolia va a realizzare. C'è il time out dalla panchina cosentina che va a realizzare. C'è il time out anche per noi. Calonza allena. Rientriamo sul punteggio 34 per l'Apollino, 32 per il Cosenza. Rimessa in zona difensiva di Manu Gallo. Ripetiamo, giocatori di esperienza che hanno calcato i parquet di ben altre categorie, ma molto probabilmente non hanno un ritmo partita elevato, per cui bisogna correre molto di più. Palla persa, c'è un battibecco di... c'è una palla recuperata da parte di Grisolia, il recupero del numero 24 di Lotta. Lotta, palla. C'è Manu Gallo che risponde al pubblico, palla contesa, la freccia premia
il Cosenzia. Non infieriamo. Rimessa in zona d'attacco verso Pilotta, Pilotta verso Ginevra, Ginevra sfrutta il blocco di Gallo, prova il tiro da tre, non va. Filippo. La panchina, Aloisio verso, Aloisio non è entrato in partita, Ginevra che va a sbagliare, subisce il fallo. La partita sembra che stia sfuggendo un attimino di mano ai giocatori. C'è un fallo sul palleggio, Campilongo. Secondo fallo di Campilongo, è rimessa in zona d'attacco da parte del Cosenza. È difficile portare il commento quando la tribuna si infiamma perché non c'ho il ritorno delle cuffie. Gli arbitri cercano di calmare un attimino gli animi, c'è il cambio, non si accorge del cambio, l'arbitro e subisce il canestro con il numero 24 Pilotta. C'era stato Coach De Tommaso che aveva chiamato il cambio, non si è concretizzato perché l'arbitro ha dato la palla per la rimessa. L'arbitro va al tavolo, un arbitro ha fischiato il cambio, l'altro non ha consegnato la palla al Cosenzia che è andata a realizzare. Vediamo cosa decidono gli arbitri. L'arbitro parla con il tavolo, chiama i due capitani, chiama Coach De Tommaso e Lorenzi che funge da coach. No, viene se non allora l'arbitro ritorna sulla sua decisione, annulla il canestro di Pilotta e si riparte con la rimessa in zona d'attacco. Il tavolo conferma all'arbitro che il secondo arbitro aveva chiamato il cambio. Adesso si effettua il cambio e si ripartirà con la rimessa in zona d'attacco. Rientra Leonardi dopo aver sistemato le lendini. Lorenzi al tavolo. C'è un momento di stasi della partita. Partita che ci sembra troppo nervosa, anche se la posta in palio, diciamo, può essere il primo posto di un campionato di Serie D, girone B regionale calabrese. Ricordiamo che ai telespettatori che alla fine di questa prima fase ci sarà la fase incrociata con le prime sei squadre del girone A della provincia di Catanzaro e di Reggio. E dopo ci sarà un playoff a 8 squadre. C'è ancora l'arbitro che discute al tavolo, quindi si sta ancora. Time out per noi prima che la partita riprenda. L'arbitro Loccisano di Cosenza ritorna sulla sua decisione, riconcede il canestro di Pilotta e manda Filippo in lunetta.
frattempo qualche giocatore fa operazione di stretching, per non si gioca da più di 3 minuti. Rimessa da là, finalmente si riprende a giocare, rimessa dal lato bianca, quindi significa che la Pollino rimette in zona d'attacco sul punteggio di 34 pari a 3-21. Filippo verso Grisolia prova l'entrata verso Leonardi verso Filippo, Ginefra che fronteggia Filippo verso Leonardi verso Grisolia, c'è il fallo di Piro appena rientrato in campo, e il fallo di Piro è il suo terzo fallo. Piro appena rientrato commette il suo terzo fallo e protesta con l'Orcisano, rientra Marco Pate. Leonardi verso Grisolia, Filippo. Aloisio in entrata, non va, Aloisio non riesce a mettersi in partita. Aloisio che, ricordiamo, che è il capocannoniere del girone B. Non riesce a segnare. C'è un fallo tecnico assegnato molto probabilmente alla panchina del Cosenza, Filippo in lunetta. Sbaglia il primo tiro libero. Rimessa Aloisio verso Filippo verso Leonardi, contrastato da Marco Pate, verso Filippo di nuovo. 12 secondi per l'azione d'attacco da parte della Pollino, il pallone sporcato da Bilotta, che ci sembra il più calmo di tutti in questa partita. C'è un fischio e un time out, restiamo, ci risentiamo all'ingresso delle squadre in campo. Ricordiamo i passaggi televisivi su RTT e su Teletebe lunedì alle ore 23, mentre lunedì alle ore 21 su Mediasud. Il giorno dopo in replica alle ore 14. Alla regia Carlo Catucci, chi vi parla è Mario Marrone. Benvenuto alla rimessa verso Leonardi. Leonardi palleggia, troppo ferma la palla, c'è un movimento, c'è un tiro che non raggiunge neanche il ferro. Brutta uscita dal time out da parte della Pollino. A 2:24 dal termine, sempre 34 pari. Tutte e due squadre in bonus. Ginefra che lancia Manu Gallo che non va. Sembra che Gallo si sia spento, ma Aloisio sbaglia. Grisolia recupera la palla e non realizza. Ginefra. E spinge la transizione, lancia Gallo verso Marco Pate verso Perrone che ha tanto spazio e punisce inevitabilmente la Pollino con un tiro da tre. Perrone, ricordo, ragazzo molto tranquillo che gioca con molta calma. L'attacco della Pollino si è inceppato,
Pate. Pate, sembra che il Cosenza abbia ritrovato la tranquillità. L'entrata di Pillotta viene stoppato da Leonardi. Leonardi verso Grisolia, Filppo che rinuncia al tiro, esce fuori per rimpostare un'altra volta, un'altra azione d'attacco. Grisolia che attacca Perrone, viene fermato e entra in lunetta per due tiri liberi. Fallo onesto di Perrone. È il suo primo fallo. Grisolia, che è il miglior realizzatore dell'Apollino con 12 punti, andrà in lunetta. Sbaglia il primo tiro. Realizza il secondo. Rientra Pundari e esce Bilotta. Ginepra. Aloisio a contrastarlo, prova a bloccarlo, ma non ci riesce. Ginepra di nuovo contrastato da Aloisio. Esce dai blocchi Pate verso Manengallo che attacca Fabrizio Benvenuto, ma Gallo non riesce a mettere la Grisolia in entrata, non va Fabrizio Benvenuto, ma Ginepra con la sua esperienza prova a fare il tunnel a Leonardi. Pate verso Ginepra mette ordine, osserva il piazzamento dei compagni, prova l'entrata e prova il tiro da tre con la circola e realizza. Filppo prova l'entrata e non riesce a realizzare il canestro. Alla fine del secondo quarto, Cosenza 40, Apollino 35. E la differenza dei canestri è che il Cosenza ha realizzato ben 6 bombe, mentre l'Apollino non ha realizzato neanche una. Speriamo che al rientro in campo qualche ragazzo dell'Apollino provi anche questa soluzione. A risentirci dopo il time out. Rientriamo al Palafilppo sul punteggio di 40-35 per il Cosenza. I quintetti in campo per l'Apollino: Marrone col numero 9, Benvenuto col numero 17, Filppo col numero 10, Grisolia col numero 3 e Leonardi col numero 15. Per il Cosenza: Aldo Perrone col 23, Marco Pate col numero 7, Manu Gallo col 22, Ginepra col 10 e Piro con l'8. Rimessa da parte di Marrone per l'Apollino Basket. Filppo. Marrone verso Cambialato in entrata, palleggia a destra e tiro ferro. Rimbalzo difensivo di Manu Gallo. Ginepra verso Marco Pate, fronteggiato da Grisolia verso Piro. Piro che scarica verso Perrone, di nuovo la palla verso Pate. Pate spalla a canestro, gira in balleggio, si appoggia al tabellone e va a realizzare. Marrone verso Filppo e la palla viene intercettata da Ginepra. Ginepra fronteggiato Gallo verso pallacanestro, giro, palleggia, arresto e tiro di Manu Gallo. È rientrata meglio il Cosenza in partita. 4-0 di parziale. Filppo.
Leonardi. Leonardi in entrata va a realizzare. Pate, sempre spalla a canestro, si appoggia al tabellone, viene contrastato da parte di Grisolia, c'è l'intercetto da parte di Piro e palla recuperata dall'Apollino. Benvenuto, benvenuto alla rimessa verso Filippo. Filippo osserva il movimento dei compagni. Leonardi, c'è il taglio di Marrone, in entrata viene stoppato. Esce con passaggi il Cosenza. Ginevra chiama il blocco, sfrutta il blocco in entrata e va a realizzare, trova un'autostrada. Grisolia, benvenuto. Marrone che non è entrato in partita. C'è un tiro di Leonardi. Ginevra verso Manugallo che va ad appoggiare. C'è un'altra palla persa malamente da parte del Pollino. Rimessa in zona d'attacco da parte di Aldo Grisolia. Aldo Perrone, chiedo scusa. Perrone verso Ginevra. Ginevra chiama il blocco di Gallo, cambia lato verso Perrone, mette i piedi a posto e va a realizzare. Anche Perrone è un fattore in questa partita. Filippo, bisognerebbe aumentare i ritmi perché giocare ai ritmi del Cosenza è un modo per suicidarsi. Benvenuto va a recuperare un bel rimbalzo. Filippo non va, non riesce a trovare la strada del canestro Franceschino oggi. Ginevra è in un almen, il Cosenza ha portato il vantaggio in doppia cifra, c'è un fallo di Benvenuto su Piro che andrà in lunetta. Primo fallo di Fabrizio Benvenuto. Piro in lunetta per i due tiri liberi. Siamo rientrati male dallo spogliatoio, ritmi troppo lenti, troppo blandi, e sono i ritmi che preferisce il Cosenza, che fa girare molto bene la palla, pochi palleggi, molti passaggi. Realizza il primo, realizza anche il secondo. Filippo in entrata fa saltare, bellissima finta, ma non riesce a realizzare, la palla resta in zona d'attacco alla Pollino. Coach De Tommaso mette Musmanno al posto di Filippo, che ci è sembrato un po' affaticato. Musmanno, Grisolia contrastato da Patel, c'è il blocco di Benvenuto, c'è il passaggio verso Marrone. Marrone che schiaccia a terra per Benvenuto, tecnico a Benvenuto, se non abbiamo interpretato male, tecnico a Fabrizio Benvenuto dall'arbitro Loccisano. Sulla prima portesta di Benvenuto c'è stato il tecnico. Tiro libero da parte di Perrone. Tiro libero e possesso e palla in mano al Cosenza. Realizza Perrone. Si dilata il vantaggio, più 14 a 6-27 dalla fine del terzo quarto. Ginevra verso Marco Pate. Ginevra, esperienza da parte del Cosenza
ha fatto sfogare la Pollino, adesso ha ripreso i suoi ritmi. Ginefra da te non va, c'è il rimbalzo di Aldo Perrone che dopo fa rimbalzare, c'è un'evidente confusione da parte degli arbitri, uno assegna la rimessa alla difesa, l'altro all'attacco e alla fine prevale l'arbitro di Cosenza che assegna la palla al Cosenza. Marco Pato, Ginefra verso Piro contrastato da Crisolia in azione fallosa. Secondo fallo. C'è stato il rientro di Aloisio e l'uscita di Marrone che ci è sembrato polemico nei confronti del coach. Sono cose che non vorremmo mai vedere. Finalmente Aloisio ruba la palla e va a realizzare i primi due punti della sua partita. Gallo verso Ginefra, fa girare velocemente la palla il Cosenza, Perrone cambia lato velocemente verso, bellissimo passaggio di Ginefra verso Manu Gallo che non è contrastato in mezzo all'aria e va a realizzare altri due punti. Busmanno viene fermato in azione fallosa da Ginefra, secondo fallo di Ginefra. Aloisio verso Musmanno, Campilongo, troppo statico l'attacco dell'Apollino, Risolia verso Aloisio palleggio, arresto e tiro, non va, tiraccio, serataccia di Aloisio, e forse la pressione, adesso recupera una bella palla, lancia Campilongo in contropiede, Campilongo si appoggia al tabellone ma non va. Piro che prova a sfidare tutta la difesa, esce fuori verso Perrone, verso Manu Gallo attacca al centro dell'area, di sinistra non va. Busmanno verso Campilongo, Leonardi, c'era un'azione di fallo non rilevata da parte degli arbitri. Ginefra verso Perrone verso Pate, non riusciamo a difendere in maniera adeguata, la zona si sposta lentamente. Busmanno prova a portare la transizione verso Crisolia che prova il tiro, non riesce più a trovare la via del canestro l'Apollino. Ginefra rallenta i ritmi chiaramente. Gallo, tiro Perrone da tre non va, palla recuperata da Leonardi. Risolia verso Campilongo che prova la bomba, non va. Leonardi che prova a recuperare la palla, ma è sempre palla recuperata dal Cosenza. Ginefra che offre un facile passaggio a Piro che sbaglia. Busmanno chiama lo schema e vediamo che coach De Tommaso prova a chiamare il time out mentre Aloisio realizza. Se si porta Aloisio che va a commettere fallo su Pate, primo fallo della sua partita. Un pressing, time out da parte di coach De Tommaso, l'Apollino deve ritrovare l'inerzia della partita. A risentirci dopo il time out. Rientriamo a 3 minuti e 12 dalla fine del terzo quarto. Cosenza 53, Apollino 41. Terzo quarto che
è dominato dalla squadra cosentina, ricordiamo squadra costruita per cercare di vincere il campionato e riportare Cosenza nelle categorie più consone alla città. Ginefra, verso Marco Pate, verso Piro e verso Kunderi. Kunderi che ha preso il posto di Manu Gallo. C'è il tiro da tre di Ginefra, c'è il rimbalzo in attacco. Rimbalzo in attacco di Perrone. E il fallo di Cambilongo che andrà. Perrone andrà, quarto fallo di Cambilongo. E Perrone che è diventato un fattore dominante in questa partita, che va a realizzare anche il libero aggiuntivo. Guzman, Aloisio verso Grisolia, è diventata più aggressiva il Cosenza in difesa e non troviamo più la via del canestro. Cambilongo prova a mettersi a spalla al canestro, non va. Marco Pate, giocatore. Aloisio prova a sporcare la linea di passaggio verso Kunderi verso Ginefra verso Piro, gira in palleggio, appoggia a... No, Perrone questa volta non va. Aloisio prova a sfidare tutta la difesa e in entrata va a subire il fallo del numero 10 Ginefra, al suo terzo fallo. Aloisio Lunetta. Cambilongo viene sostituito da Benvenuto. Vediamo i giocatori della Apollino non con la solita grinta, la solita aggressività, molto. Questo terzo quarto sembrano molto abbattuti, mentre Aloisio realizza. Realizza anche il secondo. Meno 13, a due minuti dal termine del terzo quarto. Kunderi verso Perrone, Ginefra, un bel giocatore questo Ginefra. Marco Pate. Pate che osserva il piazzamento dei compagni e gira molto, il Cosenza gira molto bene la palla in angolo verso Ginefra che punisce la zona disposta male dell'Apollino con un altro canestro da tre. Aloisio prova da solo a sfidare la difesa, c'è palla contesa e ancora una volta la freccia punisce la Apollino. Il coach De Tommaso riprende Aloisio in quanto non può giocare da solo contro la difesa schierata. Giusta osservazione. Pate verso Piro. Pate in entrata, scarica verso Perrone, verso Ginefra che prova di nuovo la bomba, non va. Kunderi al rimbalzo, non c'è più, l'Apollino non è più in campo, non riusciamo né a prendere, che c'è una stoppata di Leonardi, ma l'arbitro Loccisano di Cosenza chiama il fallo. E Ginefra entra Durandini, altra vecchia conoscenza dei parquet calabresi, ed esce Aldo Perrone, mentre Ginefra va a realizzare anche il tiro libero. Fallo di Leonardi che era, se non andiamo errati, il secondo. 2-2 di Ginefra. Cambio di nuovo nelle file dell'Apollino, Filippo al posto di Musmanno, ragazzo molto giovane, ricordiamo, 2001 Musmanno, al confronto con i giocatori molto più esperti del Cosenza. Filippo prova all'ingresso, c'è il fallo di Durandini.
primo fallo di Durantini, cioè l'uscita dal campo di Ginevra e il rientro di Lorenzi. Risolia, se Risolia che aveva tenuto a galla l'Apollino nel secondo quarto si è spento, mentre Aloisio, giocando di squadra, va in entrata e va a realizzare. Durantini, Puntari, si scambiano la palla verso Lorenzi. Lorenzi che prova a servire Piro, Piro sotto canestro, viene fermato da Benvenuto. Sono due tiri per Piro e il terzo fallo di Benvenuto. A 48 secondi dal termine, 61 Cosenza, 45 Pollino. Piro va a realizzare il suo quinto punto della partita. Sbaglia il secondo, ma va a recuperare il rimbalzo, c'è l'infrazione di passi rilevata da parte dell'arbitro Loccisano. Siamo molto... C'è la protesta da parte di Piro, non rilevata da parte dell'arbitro Loccisano. Per lo stesso motivo, qualche minuto fa ha chiamato un tecnico a Benvenuto. C'è la tripla di Benvenuto nel frattempo, che realizza la prima tripla della partita dell'Apollino. Molto probabilmente la Piro in rovesciata. Piro realizza anche in rovesciata. C'è Filippo in entrata, Leonardi non va, Marco Pate al rimbalzo. Si conclude sul 64 a 48 il terzo quarto. Ci risentiamo alla ripresa del gioco. Rientriamo in campo al Palafilco per l'ultimo quarto, una partita che sembra segnata, il break decisivo con un parziale di 24 a 13 nel terzo quarto da parte del Cosenza. Leonardi verso Aloisio che prova il tiro da tre ma non va, fallo di Aloisio su Lorenzo. Difesa aggressiva coach De Tommaso, l'attacco nella zona con un solo passaggio, il Cosenza riesce a superare il pressing. Ancora il pressing di Gianluca Aloisio verso Lorenzi. Manu Gallo, palla a canestro verso Lorenzi che prova il tiro da tre, non va, rimbalzo difensivo di Leonardi. Si devono aumentare i ritmi se si vuole avere qualche possibilità di rientro in partita. Risolia verso, c'è il fallo. Il fallo chiamato, vediamo un po', al numero 8 Piro, dovrebbe essere il quarto fallo, sì, quarto fallo di Piro. E Grisolia in lunetta. Ricordiamo che si affrontano le capoliste del girone B, girone della Serie D calabrese. Siamo alla terza giornata di ritorno. Dopo questo turno si riprenderà nel 2018 a giocare il giorno della Befana. Si andrà a Cosenza contro il Cus Rende, altra trasferta dura per l'Apollino Basket. Marco Pate prova l'entrata, si appoggia al tabellone, non va.
palla recuperata dalla Pollina. Aloisio. Filippo. Benvenuto. Benvenuto che prova a sfondare, c'è la spinta di Lorenzi non rilevata da parte dell'arbitro Loccisano, ma la palla rimane alla Pollino. Rimessa di Benvenuto verso Filippo. Filippo viene fermato da Lorenzi che si accusa del fallo. Lorenzi che si accusa dal fallo e polemizza con Filippo. Filippo che andrà in lunetta. No, rimessa. Non c'è l'accordo fra i due arbitri. Uno dava i tiri liberi e l'altro la rimessa dal fondo. Come al solito vince l'arbitro più esperto e dà rimessa dal fondo. Filippo perde la palla. Perde la palla. Ma Manu Gallo, Grisolia, commette un altro fallo. Lorenzi che ha degli atteggiamenti a dir poco, per un giocatore della sua esperienza potrebbe evitare. Ah, il fallo è stato chiamato a Piro, quinto fallo di Piro. Lorenzi si accusava del fallo per evitare che il suo compagno venisse sostituito definitivamente. Benvenuto. Verso Filippo c'è la trattenuta di Durandini. Durandini c'è. C'è time out da parte dell'accompagnatore al tavolo del Cosenza perché il Cosenza ha già raggiunto il bonus. C'è il terzo fallo anche di Durandini. Time out del Cosenza, time out anche per noi. No, basta, basta. Dopo il time out chiamato dal Cosenza c'è la Pollino in rimessa in zona d'attacco. Benvenuto verso Grisolia. Grisolia non va. Benvenuto che recupera il rimbalzo ma pesta la linea di fondo. Palla recuperata dal Cosenza. Marco Pate. Manu Gallo verso Ginevra. Ginevra verso Gallo che aiutato anche dal ferro mette la tripla. La differenza in questa partita l'hanno fatta i tiratori del Cosenza e la mancanza di tiratori da parte della Pollino. Benvenuto, bellissimo canestro di Fabrizio Benvenuto. Gallo da tre e ancora altro canestro realizzato da tre. Filippo. No. Filippo prova l'entrata, non va. Brutta giornata per Franceschino, non riesce a trovare la via del canestro. Marco Pate rallenta e subisce il fallo da parte di Aloisio.
mentre coach De Tommaso mette in campo un altro ragazzo del 2001, Iazzolino. Esce Grisolia. Terzo fallo di Grisolia. Dopo un terzo fallo che è stato alzato dal tavolo, si è alzata anche la paletta del quinto fallo. Molto probabilmente il quinto fallo è stato per Durandini, che vediamo la pollino in lunetta, molto probabilmente c'è stato un tecnico per Durandini. Benvenuti sbaglia il tiro. Possesso in zona d'attacco da parte della pollino. Filpo, contrastato Iazzolino. Aloisio prova l'entrata, non va a realizzare, ma subisce il fallo da parte di Manu Gallo, che prontamente si accusa del fallo. È il suo primo fallo. Lo dicevamo già in altre riprese, in altra trasmissione, la mancanza di tiratori e di un lungo per la pollino, ma ricordiamo anche che sono tutti ragazzi locali che stanno crescendo con qualche chioccia per poter mantenere il basket a Castrovillari. Ginevra, verso Gallo, mentre c'è un sempre polemico Lorenzi in piedi e c'è un fallo di Leonardi su Kunderi. Quarto fallo di Leonardi. Mentre l'arbitro Lorcisano va al tavolo. Manu Gallo. Fallo di Iazzolino. Due tiri per Manu Gallo, in quanto la pollino è in bonus. No, la pollino non era ancora, ha raggiunto il bonus adesso, rimessa laterale. Marco Pate, chiuso da Leonardi, scarica verso Ginevra, che realizza da tre. Oltre, oggi è mancata soprattutto la difesa. Leonardi va a realizzare da due. Oggi, dicevo, è mancata soprattutto la difesa della pollina, perché abbiamo subito una miriade di bombe. Esattamente, abbiamo subito 10 tiri da tre e, non avendo noi dei tiratori, non è facile da recuperare. Molto probabilmente una difesa più aggressiva. Leonardi ancora con l'entrata a Ricciolo va a realizzare. È mancata l'aggressività difensiva, l'esperienza dei giocatori cosentini. Ginevra. Più 16 per il Cosenza a 5,55 dal termine. Perrone palleggia al resto e tiro, anche Perrone è un fattore della partita. Filpo verso Iazzolino, ancora un'entrata di Leonardi,
che è sfortunato, non va. Gallo verso Kundari, Kundari verso Perrone, Perrone che scarica verso Manugallo che viene fermato da Fabrizio Benvenuti in azione fallosa. Due tiri liberi. Quarto fallo di Fabrizio Benvenuti. Manugallo per i tiri liberi. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Quando ha fatto l'altro? Sui 20. E ginocchio. Ho sbagliato, ho disegnato qua, ho disegnato qua. Ormai l'Apollino non è più in campo, il Cosenza gioca e domina la partita a suo piacimento. Marco Pate va in entrata, subisce il fallo, quinto fallo anche di Fabrizio Benvenuti. Rientra Campilongo. Dopo il battibecco Marrone con il coach De Tommaso, Marrone non ha rimesso più piedi in campo. Rientra Campilongo con 4 falli a carico. Marco Pati Lunetta. Sbaglia il primo tiro libero. Sbaglia anche il secondo. 20 punti di distacco a 4,55 dal termine. Aloisio verso Iazzolino, c'è un ballo, c'è un altro tecnico a Filppo, l'arbitro Loccisano. L'arbitro Loccisano che sulla protesta di Filppo chiama il tecnico, quindi ci saranno tiro libero. Manugallo va a realizzare. Rimessa a centrocampo sempre per il Cosenza. Sembrano molto più rilassati i giocatori del Cosenza. Manugallo, Pate fronteggiato da Vai e Dai, non si conclude con il canestro. Aloisio in entrata, forse è mancato la velocità proprio all'Apollino. Abbiamo giocato sui stessi ritmi del Cosenza. Abbiamo accettato i loro ritmi e sull'esperienza e sui ritmi bassi non ce n'è per nessuno. Ginepra, cambio con Gallo che ha un no look molto forte. C'è time out da parte di Lorenzi, time out anche per noi. Torniamo con la rimessa in zona difensiva di Azzolino. Azzolino verso Filppo. Leonardi in entrata verso Campilongo, in uscita. Campilongo prova l'ingresso, fischia il fallo a Marco Pate, l'arbitro Loccisano. Ci saranno due tiri liberi da parte di Campilongo. Primo fallo di Marco Pate. Realizza il primo Campilongo.
realizza anche il secondo. Ginevra che si chiama all'uscita e va a tirare da tre, non va. Uno dei pochi tiri sbagliati da parte di Ginevra. Filippo, Aloisio. Filippo chiama di nuovo Aloisio a sé, c'è il taglio di Razzolino non servito. C'è il servizio verso Leonardi che prova il tiro respinto dal ferro. Recupera la palla Cambilongo e in entrata Leonardi va a realizzare altri due punti. Cambilongo rimbalzo difensivo sul tiro di Gallo. Prova l'assist per Leonardi che non va, provato per velocizzare il gioco ma non c'è stato il buon rientro difensivo di Manu Gallo. Ginevra, sul cambio c'è l'entrata di Manu Gallo che commette frazioni di passi, no, l'arbitro chiama il fallo al numero 6, Aloisio, c'era sembrato che Manu Gallo avesse fatto passi. Terzo fallo di Aloisio. Gallo in lunetta, vero mattatore nell'incontro Gallo. Che segna il suo 28° punto della partita. Filippo, Aloisio in entrata va a realizzare altri due punti. Pate, Ginevra, verso Gallo, Gallo fronteggiato da Leonardi, da 8 metri non va. Con in tre sulla palla per l'Apollino, riesce a recuperarla Gianluca Aloisio. Piazzolino non capisce l'intenzione del compagno, c'è l'ennesima palla persa dell'Apollino. Esce Manu Gallo e entra Puntari. Mentre si prepara a fare l'esordio e il suo ingresso in campo anche Costantino Ratti. Puntari in entrata trova un'autostrada e va a realizzare anche lui un canestro facile. Mentre esce Filippo ed entra Costantino Ratti, altro ragazzino del vivaio castrovillarese, a portare palla proprio Ratti. Verso Pisolia, Pisolia e Aloisio, scusate, Cambilongo da tre, non va. Ginevra verso il 24 Bilotta che va a realizzare un bel canestro. Canestro e fallo di Cambilongo. Andrà in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. La partita ormai si volge al termine. Dura lezione da parte del Cosenza al Apollino Basket. Gara che è stata in equilibrio nei primi due quarti, ma al rientro in campo al terzo quarto c'è stata una sola squadra in campo. Mentre c'è l'ingresso del giovane tenuta da parte del Cosenza e Cambilongo in lunetta. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo. Ginevra.
Perrone va a realizzare altri due punti. Cambilongo. Leonardi. Scarico per Cambilongo che sbaglia un facile appoggio. Ginefra. Dicevamo che il Cosenza era la più seria candidata per la vittoria del girone e si conferma tale passando qui a Castrovillari. La squadra molto più attrezzata rispetto ai ragazzi locali. Aloisio va a realizzare altri due punti. Prova, si ferma Ginefra. La partita finisce con il punteggio di 86 a 69. Vittoria del Cosenza che si conferma capolista. Dura lezione per i ragazzi della Pollino. Ci risentiamo al più presto per l'intervista a bordo campo. La partita di oggi ha detto che voi siete la capolista. Previsione per la vittoria finale, coach? Ma guardate, io la prima cosa che dico, voglio fare i complimenti alla società del Castrovillari, perché a differenza nostra purtroppo hanno dei ragazzi giovani, creano e stanno creando un bel gruppo giovanile. Questa è la prima cosa che mi sento di dire, complimenti a loro. Noi siamo partiti con l'idea di un gruppo di amici, poi ci siamo trovati 7-8 giocatori di Cosenza, abbiamo fatto una squadra molto competitiva. Il problema sarà quando ci scontreremo con Reggio, perché Reggio insomma ha molti più giocatori, crea molti più giocatori, quindi le squadre saranno molto più competitive. Giochiamo così ogni partita cercando soprattutto di divertirci e poi nessuno va in campo per perdere, quindi ci piace anche vincere. Aldo, le tue impressioni sulla partita e cosa secondo te è mancata alla Pollino anche per fronteggiarvi in maniera più consona, per rendere la partita più spettacolare? No, credo che sia mancato un pizzico di esperienza, perché molto precipitosi in alcune situazioni, però ciò non toglie che sia un gruppo tutto da formare ancora, che deve crescere. Qui ci sono buone basi, io lo so bene perché sono cresciuto qui, ho iniziato qui, Mario lo sa. È sempre un piacere venire a giocare qui, perché è sempre un ambiente caldo, è sempre seguito la pallacanestro, quindi è giusto dare continuità a questo movimento di Castrovillari. Noi abbiamo fatto il nostro, proviamo a consolidare il primato, è una partita importante, però ce l'abbiamo fatta, è stata una bella partita. La differenza molto probabilmente oggi l'hanno fatta la difesa, perché abbiamo subito ben 11 tiri da 3. La sua impressione sulla partita? Sicuramente la differenza può stare lì, anzi sta tutta quanta lì, ma d'altro canto lo sappiamo che giocatori come Callo, come Ginevra, come Marco Pate sono dei tiratori, sono dei giocatori a livello di Serie B addirittura, non parliamo neanche di giocatori a livello di Serie C. Per cui ci aspettavamo una cosa del genere, abbiamo provato tutti i tipi di difesa possibili, abbiamo provato la 1-3-1, abbiamo provato la 2-3, alla fine ha pagato di più l'uomo che ci ha consentito di recuperare i 14 punti di scarto. Poi quando loro hanno capito come attaccare la uomo, ci isolavano un lungo sotto canestro che abbiamo difficoltà a marcare perché non abbiamo giocatori di ruolo, e riuscivano a segnare anche da sotto, lì sono stato ricostretto a passare a zona e a consentire a loro di continuare a bersagliare da tre. Loro sicuramente sono una delle compagini sulla carta più forti del campionato, sicuramente dalla parte loro non c'è l'età, sicuramente sotto questo punto di vista pagheranno dazio sia col CCB che soprattutto con il Lamezia, però è una squadra di grosso livello che eravamo riusciti a battere all'andata sia per un'ottima prestazione nostra sia perché loro in quell'occasione non avevano schierato Manu Gallo e Ginefra. Questo programma è stato offerto da Coop Sicurezza Castrovillari, Bonafine Automobili Castrovillari, Capani La Gelateria Castrovillari e Rossano, Alter Discount Castrovillari,
Aci Viscardi, Castrovillari.